La professoressa Mano, però così prenotata. Allora, scusi, devo sicuramente con l'aspetto che ho visto, là le commissioni ormai, insomma, c'è, appunto, no, ma veramente lo dico, allora, quando ci diciamo, quando tu dici, noi non facciamo le cose per poi avere i costi, ci siete già smentiti con la questione della commissione elettorale, ma alla fine, effettivamente, non è che non ci fate brutta figura soltanto voi. La gente, per la gente siamo il consiglio, non è adesso maggioranza e opposizione, ok? Questo è giusto. Vabbè, intanto voglio dire che proprio perché vogliamo dimostrare la nostra disponibilità, parlo a nome del gruppo di Campagna Libera e chiaramente anche se gli altri membri dell'opposizione si vogliono unire a questa nostra proposta, formuliamo appunto la proposta al Presidente, al Sindaco e al Consigliere. Allora, proposta di riduzione della spesa comunale, quindi spesa. La proposta di modifica del regolamento comunale relativa al numero, composizione e funzionamento delle commissioni consigliari permanenti e di quella della trasparenza elettorale, posto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 29 settembre, merita qualche riflessione e integrazione. Non si può pensare, infatti, di ridurre un tema tanto delicato come quello della spesa di più comunale, proponendo semplicemente la riduzione del numero delle commissioni consigliari. Occorre invece che il sindaco Pasquale Fuccio si impegni a predisporre ed approvare nella prossima seduta di giunta municipale la modifica del regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi vigenti, seguendo l'indirizzo politico espresso dall'intero consiglio comunale, di ridurre, ai sensi del decreto legislativo 165 del 2001, i settori comunali al numero complessivo previsto di 4 più il corpo di polizia locale, scusate, sullo schema del DPR 616-76, e dunque i nuovi settori sarebbero coordinamento, organi istituzionali, personale e organizzazione, 2 assetto del territorio, opere pubbliche, trasporti e ambiente, 3 sviluppo economico, strumenti contabili ed entrate comunali, 4 pubbliche istituzioni e servizi sociali, poi in aggiunta polizia locale. Conseguentemente, un attimo, il sindaco resta impegnato a ridurre a 4 il numero degli assessori e allora veramente avremo una riduzione della spesa con rispetto ovviamente del principio della parità di genere. Tale nuovo assetto istituzionale e organizzativo sarà rivisto con la prossima entrata in funzione della città metropolitana di Napoli. Con tale proposta renderà effettiva la spending review più volte annunciata dal sindaco Fuccio e si sottolinea che le altre soluzioni con la semplice riduzione delle commissioni consigliari appaiono strumentali e propagandistiche. Questa è la nostra proposta. Allora, vi abbiamo chiesto, se volete, e ci accodiamo anche a quella che è la proposta dei 5 Stelle, potete eliminare totalmente le commissioni o potete, se veramente vogliamo risparmiare, rivedere l'ordine dei settori e quindi ridurre anche, capisce perché dobbiamo ridurre soltanto i membri delle commissioni e non gli assessori. Un attimo soltanto. Allora, consigliere, consigliere Mario. La mettiamo agli atti, la mettiamo agli atti. Allora, vogliamo precisare proprio? No, faccio la ripresa. Allora, la proposta che in questo momento ha letto la consigliere Mario non riguarda l'ordine del giorno, noi stiamo parlando della modifica del regolamento comunale. Grazie consigliere Mario, credo che ci sia consigliere Mario, prego.